Mentre agli hangar del Carnevale di Fano i carristi stanno lavorando incessantemente per l'edizione 2018, l'ente carnevalesca ha presentato questa mattina alla stampa le prime novità sulla manifestazione più antica d'Italia. Si parte sicuramente con la notizia clou del momento, ovvero il ritorno all'ingresso gratuito e non più a pagamento, che, grazie all'acquisizione del fondo regionale di 52.000 euro, l'ente ha deciso infatti di mantenere l'entrata gratuita per la prossima edizione, ma resta comunque l'ipotesi del pagamento per l'anno 2019. Visto il grande lavoro fatto con la Regione Marche e visto che Renato Claudio Minardi ci ha garantito un ulteriore contributo per il Carnevale di Fano, noi riusciamo a garantire alla cittadinanza un ingresso gratuito anche quest'anno al Carnevale. Altra novità per il carnevale più dolce d'Italia è quella della nuova maschera ufficiale, ovvero il Vulon, che nasce nel 1951 dal caro dell'artista Melchiorre Rino Fucci. Per questo l'ente carnevalesca ha voluto fortemente dedicare la manifestazione alla maschera simbolo del personaggio gradasso e spaccone, con vari particolari come l'abbigliamento, il modo di porsi e l'ironia, ovvero i tanti stili per rappresentare la vulonneria fanese di tutti i tempi. Ma la conferenza di questa mattina è stata l'occasione anche per svelare alcune novità e anteprime del Carnevale di Fano 2018. Ci sarà il carro di Rossini, ovviamente, ci sarà un carro, e anche questo un grande lavoro, è il risultato di un grande lavoro sulla città, un carro totalmente finanziato dall'azienda Pesce Azzurro. E ci sarà un carro del liceo Nolfi Apolloni, quindi un carro realizzato totalmente dai ragazzi su supervisione dell'associazione Fantagruel, e ci saranno altri carri leggermente rivisitati, ma tutto sarà puntato sul grande carro di Rossini, che è veramente una grande opera d'arte del maestro Pierluigi Piccinetti, e vi invito a non perdervelo perché veramente non ha niente a che invidiare ai grandi carri di altri carnevali. Intanto, le date delle prossime sfilate dei carri allegorici sono in programma per domenica 28 gennaio, 4 e 11 febbraio.